basta, basta! Non è possibile che da questo luogo i nostri giovani debbano fuggire. Dobbiamo trasformare questo territorio in un luogo ricco di opportunità. E questo è il nostro approccio, questa è la nostra visione politica. Ve l'abbiamo raccontato con toni accesi, sì, ma accesi da una passione politica che abbiamo dimostrato. Passione che può avere solo chi crede in quello che fa, lavora ogni giorno per farlo, consapevole dell'importanza della politica e dell'attività amministrativa che, se svolta seriamente, è capace realmente di cambiare le cose. Di intervenire su questo palco con me, assieme agli assessori designati Enrichetta Pollicino e Pippo Cassaniti, perché Felice per me ha dato una grande dimostrazione di cosa significa la politica, di cosa significa il senso di appartenenza ad una comunità e cosa significa mettere sempre e comunque avanti l'interesse del proprio paese. La parola a Felice Belfiore. Cari concittadini, cari piedimontesi, buonasera. La campagna elettorale volge al termine e domenica 28 e lunedì 29 maggio saremo chiamati alle urne. Uno stato di abbandono in cui versa Presa. Dico, rinfresco la memoria, abbiamo rifatto il Belvedere, stiamo completando i lavori di Piazza Santa Maria delle Grazie, abbiamo sistemato convertendo in centro di informazione turistica la scuola di Presa e poi, grazie all'interessamento di chi ha a cuore la frazione e si impegna per cercare di risolvere i problemi di Presa, è stato realizzato l'intervento sul ponte Santa Venera. Grazie, anche io mi associo al ringraziamento e all'onorevole Marco Falcone e al dottore Francesco Vasta. Io però Mariuccia non l'ho mai vista durante le tante serate organizzate a Presa sbracciarsi le maniche e lavorare accanto alle donne e agli uomini che in questi anni hanno portato in alto il nome della nostra meravigliosa frazione, il contenuto di un comizio degno degli anni Ottanta. Altro che innovazione! Io in qualche modo ho registrato così il fastidio di qualcuno quando io parlo di libertà, quando io parlo di legalità, quando io parlo di valori in cui credo. Però poi nessuno si dovrebbe infastidire quando c'è chi suggerisce che solo loro sono quelli liberi da condizionamenti, sono loro liberi, solo loro liberi di scegliere il nostro futuro, mentre da questo lato ci sono comportamenti ricattatori. Ma dico, chi ha ricattato chi? Non lo so, dico, voi ve lo immaginate, Salvo Russo, Egidio Raiti, Massimo Finocchiaro, per citarne alcuni, che minacciano, oppure Enrichetta Pollicino e le altre donne che fanno parte di questo gruppo. E poi però qualcuno si infastidisce quando si sottolineano comportamenti che possibilmente si potrebbero evitare in campagna elettorale. Ma qua mi fermo. Voglio poi ribadire che se i candidati della lista per Piedimonte si sono candidati, è notorio che l'hanno fatto liberamente. Il dottore Felice Vitale sostanzialmente si è proposto con grande nostra soddisfazione, l'avvocato Verafranco è stata pressoché una cosa naturale, spontanea. Serenamente, di Serenamente vi ho già parlato, il suo entusiasmo le ha portate a dire subito sì. Non potete negare che in questi mesi c'è stato in atto un vero e proprio stalkeraggio politico praticato nei confronti di chi è stato perseguitato per candidarsi con questa lista e ha ripetutamente detto no. Per me il giorno in cui è stata presentata la lista dei rinascenti è stato per qualcuno un giorno della liberazione da un assedio. E noi siamo quelli che ricattiamo, che offendono, e questo lo voglio ribadire, persone per bene, che non meritano di essere trattate in questo modo. Qualcuno ha suggerito di dire che io non valgono per me le parole di Giovanni Falcone.
Cioè si arriva a dire che cioè, per me non valgono le parole di Giovanni Falcone, di cui io non ho capito in che senso. Dico, io sono una persona che notoriamente non ha mai piegato la testa, ma non solo io, non lo hanno mai fatto le donne e gli uomini che fanno parte della compagine che mi sostiene. E quando ho evocato le parole di Giovanni Falcone, l'ho fatto semplicemente per ricordare il 31esimo anniversario della strage di Capaci. Quando donne e una donna e uomini hanno sacrificato la loro vita sull'altare della lotta alla mafia. E io ritengo che questo non possa essere oggetto di un attacco che è semplicemente vergognoso. Purtroppo chi in questo momento si vergogna noi non lo sappiamo. Sono un buon amministratore, questo lo ammetto, ma io non mi permetterei mai di dire che tu non sei una persona per te, e da qua sopra tu hai permesso di dirlo. Io ho dedicato gli ultimi 10 anni della mia vita a Piedimonte. Io di fatto ho abbandonato la mia professione per fare quello che ho fatto per il mio paese, e questo nessuno lo può mettere in discussione. Sono presuntuoso, a me sta bene che sono arrogante, e mi sta anche bene che sono supponente, ma infame tu da qua non me lo puoi fare dire, e tu mi devi chiedere scusa. Ma che parole sono? Chi ha suggerito queste parole ha odio, perché è un fallito. Stai dicendo che ha dei problemi. Ma dico, si possono offendere così le persone? Io dico, io sono veramente, profondamente indignato e provato, perché non ci sono stati toni tali da giustificare queste affermazioni. Sindrome di Stoccolma, che anche Pippo Cassaniti, ma io dico, cioè, ma si può parlare male di Pippo Cassaniti a prescindere dalle scelte che fa? Una persona che per 40 anni ha prestato servizio al comune, che ha accettato di fare, a 70 anni, l'assessore. Voi sapete tutti quello che ha fatto quest'uomo per Piedimonte in tutta la sua vita. Una persona di una disponibilità sconfinata, una persona sempre pronta a dare risposta a chi ne ha bisogno, una persona sempre con il sorriso sulle labbra, una persona positiva, però qua dicono che ha problemi psichici. Per quale ragione, Giuseppe, ti dovrebbero credere dopo che tu hai ammesso, lo ripeto, che non li avresti stabilizzati? Tra l'altro, una domanda e la risposta. Perché, Giuseppe, non hai messo nel tuo programma amministrativo l'ampliamento orario dei dipendenti part-time? Non puoi venire a dire che ora dai spazio a quello che non c'è scritto, perché se nessuno ti crede che farai quello che c'è scritto, figuriamoci chi ti può credere quando dici che farai quello che neanche hai pensato. Questa è politica, questa è critica ad un avversario politico che presenta un programma amministrativo inadeguato. Antonio, scusa. Giuseppe Pidotto sale su questo pulpito e parla di tasse. Io ho detto, questa ce la risparmiano per evitare di costringermi a dire quello che sto per dire. Giuseppe, così lo sanno anche le persone che hanno deciso di sostenerti, quello che tu hai fatto quando eri sindaco a proposito di tasse. Noi abbiamo tenuto, fin quando è stato possibile, un livello di tassazione bassa, poi siamo stati costretti, per fare quadrare i conti e garantire i servizi erogati dal comune, a portare la tassazione al massimo. È stato un atto dal quale non ci siamo potuti sottrarre e rispetto al quale noi stiamo lavorando, come vi dimostrerò tra poco, per cercare di ritornare ad un livello di tassazione adeguato. Scelte dolorose sono quelle che fa uno che fa politica seria. Ma questo lui non lo sa, Giuseppe non lo sa, e non lo sanno neanche i consiglieri comunali che sono candidati con lui e hanno fatto parte della mia amministrazione. Perché basta leggere le carte, perché io dico, io quando arrivo poi alla relazione di fine mandato, tanto addecantata,
alla famosa pagina 32, cioè in quella pagina c'è scritto tutto, solo che allora hanno letto solo un pezzo, ma di questo ne parliamo dopo. Veniva portato da Giuseppe Pidotto della sua amministrazione in consiglio comunale l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno, perché loro i bilanci li facevano in tempo, no? A un certo punto scopriamo che i nostri valenti amministratori avevano alzato le tasse al massimo per fare quadrare i conti. Io non è che dico che se non c'è alternativa, perché tu altrimenti porti le carte in consiglio comunale e dici ai consiglieri: ragazzi, io purtroppo devo alzare le tasse, se voi siete bravi trovatemi una soluzione alternativa. Dico, io quando ho portato le delibere in consiglio comunale, a parte qualche astensione di comodo, i consiglieri comunali dice: purtroppo non abbiamo alternative, e l'abbiamo votato. E lui che cosa fa? Aumenta, per sottrarsi al dibattito in consiglio comunale, le tasse con delibere di giunta, solo che la giunta non è competente ad adottare questo tipo di atti, quindi scoppia il caos. E di fronte all'evidenza di una inettitudine amministrativa acclarata in quella sede, inettitudine amministrativa acclarata, perché in materia di tributi la competenza è esclusiva del consiglio comunale, che cosa fa? Ritira le delibere, si alza il ragioniere comunale, sindaco, i conti non tornano. E allora Giuseppe Pidotto, che non esternalizza i servizi, che bada ai vostri interessi, voi lo dovete giudicare, carissimi piedimontesi. Io vi sto semplicemente elencando dati di fatto oggettivo che attengo a una scelta amministrativa assolutamente incomprensibile, che io non condivido, perché io ritengo che un servizio essenziale come quello idrico debba essere in mano esclusivamente al pubblico. Giuseppe Pidotto ha consentito che il servizio venisse gestito da una società privata, la Idro Catania, per fare nomi e cognomi. E allora, quando dico che non sei credibile, non è un'offesa, è la conseguenza di fatti che vi ho elencato in maniera oggettiva. Noi cosa avevamo pensato? Ci sono le società pubbliche di Acireale, di Catania, dei comuni sulla fascia superiore di Catania e quello di Paternò, diciamo, mettiamoci tutti assieme, costituiamo una società pubblica, perché mentre il privato si mette l'utile in tasca, la società pubblica, come la Sogip, utile non ne può fare, deve reinvestire nelle reti idriche, come ha fatto anche a Piedimonte. E poi, com'è arrivata la Sogip a Piedimonte, considerando che il tempo stringe, ve lo racconterò perché non può. Ci abbiamo due minuti. Giuseppe, com'è arrivata la Sogip? Che l'ho scelta io? Ma tu, se non sai come funzionano le cose, che a un certo punto tu dici: c'è la legge che ti impone di consegnare gli impianti. Allora, se tu sfori di tre minuti, qua non sei per la legalità. Loro però non possono consegnare l'impianto, perché il 50% dei comuni in Sicilia non li consegna. Ma dico, c'è una logica in queste affermazioni? Tre minuti, uno è illegale, non consegnare l'impianto previsto da una norma del 94 si poteva aspettare. La Sogip ce l'ha data l'ATI, noi l'impianto l'abbiamo consegnato all'assemblea territoriale idrica come dice la legge, ed è stata l'ATI a scegliere la Sogip perché è la società in house, società pubblica più vicina a Piedimonte. Giuseppe, queste cose tu le dovresti sapere, invece di venire a dire le stupidaggini che dici da questo palco. Stupidaggini politiche, chiaramente, va bene. Quando dici Piedimonte deve fare il faro, no, del comprensorio, per fare il faro dove è messo? Il faro è davanti. Se tu vuoi essere faro, le cose le devi fare prima degli altri, e noi abbiamo dimostrato di avere la competenza e la sensibilità per capire quando le cose vanno fatte, e a differenza di altri noi le cose le facciamo. Ci vediamo dopo, ragazzi, l'appello finale lo facciamo dopo. Grazie, viva Piedimonte, 28 e 29 maggio, votate per il vostro paese, un gesto d'amore per Piedimonte. Nuove normative intervenute in materia di erogazione dei servizi idrici. Bisogna affidare le infrastrutture idriche al gestore del servizio idrico integrato. Ma il problema, caro Ignazio, non sta nell'affidamento della gestione, ma è come gliela hai affidata questa gestione, senza interessarti minimamente di quello che poteva essere l'aggravio delle spese per i cittadini.
da 70 euro a 250 euro, un cambio di contatore 480 euro. Ma dove siamo? A New York? Bravo di te. Casomai eventualmente ti chiameremo come esperto. Ignazio, i cittadini vogliono sapere. Effetto nella vita di tutti i giorni, ma sono certo che in tutto ciò che faccio non vi è alcuna malizia e né secondi fini. Una cosa mi premeva tanto dire, e non me ne vogliono male il mio compagno di banco Salvatore Russo e il mio amico di tutti i giorni Gabriele Uccertello, perché se c'è qualcuno a Piedimonte e se c'è uno fra di noi 24 candidati che ama più di tutti lo sport e soprattutto il calcio, e il nostro amico Francesco Ciccio Guglielmino, per tutti Ciccio, alla quale ora cedo la parola. Ringrazio tutti coloro che mi sono stati sempre vicini, dai miei familiari e dai miei amici. Auguro a tutti buon voto, viva Piedimonte, con Giuseppe Pidotto sindaco. Grazie. Io sono Francesco Guglielmino, meglio conosciuto da tutti voi come Ciccio Guglielmino. Volevo rappresentarvi un po' il motivo della mia candidatura. Parte tutto da volermi impegnare in prima persona per contribuire alla crescita del nostro paese. Paese che mi ha accolto sin dalla nascita e che mi ha permesso di stringere legami soprattutto con le nuove generazioni. Generazioni con cui passo la maggior parte delle mie giornate, per cui voglio impegnarmi principalmente nello sport e nella vita quotidiana. Mi impegnerò nelle tantissime attività sportive che includono tutte le discipline che voi piedimontesi praticate con immensa dedizione e bravura, portando in alto il nome del nostro paese oltre i confini territoriali. Credo sia giusto evidenziare le eccellenze che Piedimonte ci dona attraverso riconoscimenti in ambito sportivo, come la danza, ginnastica artistica, l'atletica leggera, la pallavolo. Io contributo all'inizio non in prima persona, ma dando supporto a chi mi ha trascinato in questa avventura. Tanti sono stati i ricordi, tante le soddisfazioni, le vittorie, le sconfitte. Questo percorso di vita mi ha fatto incontrare una persona speciale, una persona che non dimenticherò mai, e devo dire grazie per avermi insegnato ad usare gli ingredienti fondamentali per essere sempre me stesso: l'umiltà, la bontà, la legalità e l'uguaglianza. Mi ha insegnato la politica del fare, anche con poco. L'importante è farla con il cuore. Grazie Gianni Romeo. Vorreste veramente sentirvi dire da me. Per far ciò ho provato a deludere le tante provocazioni che come non mai ci sono state in questa campagna elettorale e provenienti spesso anche da chi meno me lo sarei aspettato. Ma innanzitutto sento di dover esprimere la mia gratitudine a voi tutti. Grazie, grazie per l'esperienza di questi anni che mi hanno fatto crescere, che mi hanno formato, che mi hanno rafforzato, costituendo valore aggiunto alla mia crescita personale. Un ringraziamento va particolare va alla mia famiglia e agli amici che mi sostengono e mi hanno sostenuto sempre e comunque. Sono pilastri insostituibili. Infine, non per importanza, ovviamente ringrazio Giuseppe Pidotto, che mi sta dando la possibilità di rimettermi in gioco, di condividere un progetto volto a promuovere solo il bene comune e poter continuare a dare il mio contributo. Grazie, grazie e grazie. Anche del cimitero, e parlando di discarica a cielo aperto, come non parlare di quella presente ormai da anni nel sito più grande e importante individuato nel piano comunale di protezione civile, l'area di assistenza e ricovero di via Sante Puglisi, che in caso di calamità è di fondamentale importanza per l'attuazione di tutto il piano, e loro sono ancora al tavolo.
Diciamo che si sono portate avanti perché all'interno sono già presenti materassi, divani, rete ortopediche. Ma si può veramente mettere a rischio così l'incolumità e la sicurezza dei propri compaesani? Andate a votare Giuseppe Pitoto sindaco. Viva Piedimonte! Vuol dire sempre che la festa della vendemmia non è né di questa né di quella amministrazione. Ma è anche vero che sulla festa della vendemmia sono stati effettuati dei tagli che hanno smembrato il valore ed il significato della festa stessa. Noi ci proponiamo di riportare la manifestazione ai fasti di un tempo, quando attirava turisti provenienti da ogni parte del mondo. Sempre per quanto riguarda la promozione del territorio e del turismo, continueremo a valorizzare la chiesa del convento, con il suo pregiato altare in legno, con la sua cripta e la sua storia, il cui restauro appartiene sempre alle nostre amministrazioni. Ma non solo, volgeremo anche l'attenzione alle nostre chiese, Sant'Ignazio, San Michele e la Chiesa Madre, con i loro affreschi e la loro storia, valorizzandone l'arte che esse detengono. Tutte le piazze di Piedimonte saranno oggetto di valorizzazione, da piazza Belvedere a piazza Roma, comprese quelle delle frazioni San Gerardo, Presa e Vena, affinché Piedimonte possa essere indicata in tutti gli itinerari turistici dei vacanzieri, nell'ottica di un turismo religioso e sostenibile. Il PNR non sono di esclusiva proprietà di Ignazio Puglisi, e se domani, grazie al vostro consenso, saremo noi ad amministrare, continueremo ad utilizzare i fondi del PNRR per proseguire nella realizzazione di strutture e opere utili e necessarie per la nostra comunità, garantendovi fin da ora che saranno opere realizzate non virtualmente sui social, con grafici da computer, ma nella realtà, confinata, dove il forestiero che passa con le auto si dovrà fermare, come accadeva un tempo, e non dovrà solo transitare come invece accade oggi. Tanto per non smentire quanto io ho detto in queste serate in merito al comportamento alquanto discutibile del sindaco e della sua amministrazione durante la campagna elettorale, possiamo parlare di alcune situazioni poco piacevoli verificatesi in questi giorni. La nostra amata Sogip, di cui il sindaco non ne sa niente, che il nostro caro sindaco ci ha pioppato addosso come una sanguisuga, guarda caso proprio sotto la campagna elettorale la Sogip ha iniziato a girare per le famiglie che hanno bollette arretrate da pagare, magari non ne avevano avuto la possibilità, dicendo loro, quasi come se fosse una minaccia, che ritorneranno per sospendere il servizio idrico ai morosi. Naturalmente le famiglie entrano nel panico e chiedono come si può risolvere la questione in modo da evitare la chiusura della fornitura. L'impiegato della Sogip, invece di dire si rivolga ai nostri uffici, candidamente risponde parlate con il sindaco. Abbiamo già capito che sei preparato. Ci vuoi dire cortesemente, o meglio, vuoi dire ai cittadini a quanto ammonta l'indebitamento del comune? Quanti soldi stai lasciando nelle casse comunali? Se come dici tu non ci sono debiti, ci dovrebbero essere soldi in cassa. Ci fai sapere quando? Attendiamo la tua risposta. A più tardi, concittadini. Yeah.
Giuseppe, ma che sopra ciuscia, eh? Scusami Giuseppe, prima di cominciare permettimi però una cosa. Ti volevo fare solo una domanda, ma la risposta deve essere immediata. Ma stasera sì, sicuro che posso parlare? Stasera ti autorizzo io, si puoi parlare. Fina, finalmente stasera posso parlare. E quindi pubblicamente ti chiedo scusa per non averlo potuto fare quando avrei voluto farlo. Sono stata criticata ed anche offesa. Poiché la passione per la politica, la disponibilità verso Piedimonte deve essere riservata solo a loro e nessun altro deve permettersi di potersi scommettere per il proprio paese. Ma questo mio sì ha una sua ben precisa collocazione nel tempo e nella storia della mia vita. Esso infatti è il riflesso di quei 30 anni trascorsi con quelle persone con le quali sono sempre stata legata da sincera e leale amicizia, priva di ogni interesse personale. Questo mio sì è stato il naturale riflesso di quei 30 anni di vita vissuta nello stesso per 1998 al 2008 con la sindacatura di Pippo Cavallaro, al quale stasera dà il tributo e l'affetto della piazza di Piedimonte. E poi portate avanti con la sindacatura di Pippo Piloto nel periodo 2008-2013. Per tutto questo vi chiedo, il 28 e 29 maggio votate il candidato sindaco Giuseppe Pidoto, i candidati della lista Insieme per la Rinascita, viva Piedimonte! Cari, quasi 30 anni di sacrifici, di abnegazione verso questa comunità a cui ho dato tanto e ho ricevuto tanto, chiudendo gli occhi e facendo finta che al comune tutto proceda a meraviglia, perché perché a guidarlo è Ignazio Puglisi. La mia discesa in campo, ma non solamente per questi motivi è la mia discesa in campo, ancora una volta, non tollero più che i cittadini piedimontesi continuano ad essere abbindolati, circuiti da un'amministrazione che dall'alto della propria onnipotenza, con comportamenti poco edificanti, con obiettivi studiati e mirati, con mancanza di trasparenza amministrativa palese a tutti, continua indisturbata a propagandare una gestione comunale come fosse il massimo delle aspettative che un cittadino possa desiderare. Dai bambini, dai giovani, da tutti coloro che in me hanno trovato ascolto, accoglienza, gioia di trascorrere insieme ai momenti di sana convivialità, che mi hanno accordato sempre la loro fiducia e più, ma non sono andati via dal mio cuore. Ti porto sempre con me, con tanto amore. Un altro motivo che mi ha fatto scegliere di continuare a fare politica è il non riuscire più a tollerare gli atteggiamenti di superiorità di Ignazio Puglisi. Ciccia, Ciccio, Nino, Luigi, Dario, Mariuccia, Rosanna, Teresa, che invito a venire tutti sotto il palco. Grazie ragazzi, persone che fanno del